progettata per uccidere gli esseri umani. Sono Ezechiel Cosentino, la parte manuale dell'officina American Drive. Noi ci occupiamo della parte delle macchine americane e siamo appassionati, e non fanatici ma sì appassionati di tutto quello che è muscle car e classico della parte americana. Siamo sopra un progetto molto a cuore, è una Pontiac GTO e ci sono pochi pezzi in Italia e verrà un mostro. Questa macchina monterà un 572 pollici cubici, è un motore 9004 di cilindrata che, se riusciamo a farlo girare intorno a 6000 giri, è una macchina che roga 730 cavalli all'incirca. Ma non c'è niente qua dentro? No, il motore è qui. È un 572, è un motore particolarmente grande, è un 9004 di cilindrata, va con un'alimentazione tradizionale, con un carburatore a quattro corpi ma meccanico totalmente, non due bocche per meccaniche e due per aspirazione, va un'accensione elettronica MSD possente, un motore che gira intorno a 5,5 e roga all'incirca 730 cavalli. È un elefante dei motori. E penso che vada molto bene per il nostro giudice. Il giudice viene nominato in questa maniera perché in quel periodo era la macchina più possente, più performante del momento, perché poteva darle la medicina a tutte quelle altre macchine. Ho capito perfettamente. Matteo, io ho avuto la fortuna di crescere a 500 metri da un'officina di corse di accelerazione. Allora Matteo, qui abbiamo un 13,8 pollici che sarebbe un 5,2 di cilindrata e loro lo chiamano small block, fino a 6,7 loro chiamano small block. Abbiamo messo valvole maggiorate, un albero a cam con 300 gradi di incrocio, 16 d'alzata, che vuol dire che le valvole fino a 3000 sono sempre aperte. Abbiamo messo un carburatore possente, una V2. Abbiamo un radiatore a quattro file perché ovviamente un motore preparato ha bisogno di scambiare diversamente, no? È una macchina che al dir poco è pericolosa, ma non perché si comporta male, sì perché ha tanti cavalli. Siamo intorno a 450 qui e dà delle soddisfazioni incredibili. Quando nacque aveva 200 cavalli. Sì, 220 all'incirca. Il 13,8 era il motore più piccolo che montava il Charger, però un motore che si prestava tanto alla preparazione, perché avendo 110 di corsa, tecnologia BMW, tanta corsa, uno riesce a tirare fuori, diciamo, la parte importante del motore. Non facilmente, come il 440, che con un carburatore e un'accensione già fa quello che fa questa, però e questo secondo me diverte di più, perché puoi usarlo a un numero di giri più alto, perché il sound è molto più bello. Questo a 6000 è un NASCAR. La macchina dovrebbe girare a 6000 in diretta, che con il calcolo di trasmissione e cambio saremo intorno a 280 km all'ora. Eh sì, qui dentro si respira grande passione per i motori americani.
Nell'officina ci sono alcune tra le auto più iconiche in circolazione. Ezechiele e Andrea, suo socio in affari della American Drive, ne sanno una più del diavolo quando si parla di muscle car. Guardate questa C3. Oggi guido una C3, poi pure la Charger, perché mi piacciono troppo, non resisto. Però averla così smontata, questa è un'altra ovviamente, sì. Però poterla vedere in questo modo, proprio nuda e cruda, il telaio, il motore, così appoggiato su queste quattro ruote che sono gigantesche, fa effetto. Spiegamela un po', raccontamela un po'. Anche se ozzoletto questo telaio, quando l'hanno concepito era bello, era fatto bene, era robusto. Aveva le prestazioni del periodo, ovviamente. Oggi io ho la fortuna o la sfortuna di lavorare anche con le macchine nuove e una Renault Clio ha la qualità, salvando le distanze, di una Mercedes classe A. Stesso motore, stessi bracci di sospensione, stessi ammortizzatori. Qui ti davano qualcosa che era tuo. Per esempio, ti davano un ammortizzatore fatto per questa macchina, non lo montava un'altra macchina, ti davano due movimenti cardanici che potevano mandare avanti un camper, un differenziale indistruttibile. Se ben tu avevi 220 cavalli, avevi un differenziale che supportava 1000. Tutto questo penso che alla gente le ha dato fiducia, le ha dato voglia di ritornare a queste macchine. E poi la sensazione di guidare una macchina di questo periodo è unica. È unica. È unica. Penso che con gli anni mi sono innamorato della semplicità della costruzione e penso che sia la stessa cosa che fa innamorare agli usuari di queste macchine, perché alla fine è l'affidabilità, la semplicità che se uno ha voglia può mettere le mani. Penso che faccia sì tutto questo a innamorarsi, no? Quando una cosa paga subito, uno si innamora. Il suono, la forza. Allora, questa tecnologia che loro usavano fuori abitacolo, oggi l'abbiamo nel parabrezza delle macchine d'ultima generazione e viene dalla tecnologia dell'aeroplano. E questo pensa che uno Scania è 11 litri di cilindrata, questo è 9,4. Va bene, sono cavalli di velocità, non cavalli di forza, però la coppia sarà intorno a 1000 Nm, che oggi 1000 Nm non ce l'ha una macchina, diciamo, stradale, sì un Pagani, sì un 488 che ne ha 850, e la gente dice sono cavalli americani, sono cavalli sempre. L'importante è come tu le metti a terra, l'importante è come viene erogata la potenza, ma i cavalli ci sono, non importa se sono americani, svedesi o italiani. Ovviamente la gente parla dei cavalli italiani perché la macchina italiana è l'eccellenza in tutto per tutto. Qui si parla di avere tanta forza adeguando la tenuta di strada, avantreno e retrotreno per supportare l'erogazione della potenza. Eze, parlami dello scarico. Allora, lo scarico ovviamente abbiamo optato per un Flowmaster di reparto competizione perché altrimenti con questa preparazione non respirava la macchina e abbiamo dovuto sostituirli. Matteo, in strada oggi porti anche questa. È una Corvette C3 del 1979, è macchina che al momento già montava l'L82, che sarebbe un 6,3 invece di un 5,7, macchina con tutti i comfort per il periodo, aria condizionata, servo sterzo, e già una, diciamo, non indifferente tenuta di strada. Già montava le griglie di sospensioni con il parallelogramo deformabile, tutto molto robusto, il motore ha tantissima potenza da vendere e molto divertente da guidare. Thank you.
ma posso cambiare tre marce. È un po' stonata, da come me la ricordo io, questa nota del clacson. Ma signori, qui non serve il clacson, serve sentire il rombo di questo 5 litri e 2. Tra le curve, signori, è una nave. Rolla da morire, che veramente è... non so che sensazione trasmette. Di sicuro quella di terrore, perché la macchina è completamente indomabile, ma completamente. Chissà come sarà il comportamento di quella Corvette C3 lì davanti. La coppia è clamorosa. Il volante non ti dà subito tanta fiducia, sinceramente, ma allonzola un po'. Però spinge, Quando carichi un po' d'angolo sullo sterzo la macchina non gira, quando freni va dritta. La sensazione sui pedali è veramente poco piacevole, al di là del fatto che quando butti giù il pedale dell'acceleratore, sì, allora lì che esce un bel gusto, ma principalmente non per la spinta del motore, che comunque è buona, ma per il suono che esce da questo scarico qua dietro. Confortevole in un certo senso, contrariamente a quello che si potrebbe pensare guardandola da fuori, rossa, cattiva, spigolosa. Che sono macchine che hanno una personalità incredibile, oltre che una mole spropositata, perché parliamoci chiaramente, signori, questa è una macchina da 17 quintali, lunga 6 metri, fa paura, fa impressione su strada, impatto visivo senza senso, impatto acustico. Un concerto, signori, un concerto. C'era un gruppo di scolaretti fuori da scuola, ci siamo parcheggiati lì poco fa, bambini piccoli, avranno avuto 5-6 anni, urlavano quando davo il gas. Com'è? Ciao! Erano impazziti, perché sentire una cosa del genere è veramente un'esperienza sensoriale, è fantastica. E comunque devo dire che più la guido e più ci prendo feeling, ma il feeling di guida è veramente lontanissimo dalle auto di oggi. Queste sono muscle car, equivale a dire che la guida non è niente di che, è più un modo di vivere questo, un modo di apprezzare le automobili, diverso completamente da quello che è rilegato strettamente al discorso di tecnica. C'è tanto carattere, tanta paura e tanto peso che sposti e che non freni, sto frenando, va dritta! E Antonio col suo cappellino lì davanti. Il sorriso te lo regala, ragazzi, sì, te lo regala. La C3 ha delle linee incredibili. Il volante, ragazzi, si gira con un dito. Però sinceramente avrei scelto un altro volante per la macchina di Fast and Furious di Toretto, che fa? Mette la freccia. Con tutto il corpo la devi guidare, spalle, testa, cuore, e le gambe, il bacino, perché è indomabile, è ingestibile, c'è un peso smisurato. Signori, a livello ciclistico questa è una delle cose peggiori che abbia mai guidato. Ma l'adoro, l'adoro, perché è fantastica, è un'icona. Non sai se morirai alla prossima curva o a questa qui. Praticamente c'è un ritardo tra quando giri lo sterzo e l'appoggio della gomma di 2 secondi. Ah, il C3, ragazzi, il C3, i mortacci di Pippo. Come si chiude sta trappola? Ah, eccolo, catapultato nel C3. Mi sento un po' più a mio agio, un po' più moderna, il volante è bello cicciotto e la macchina entra un po' meglio in curva. Apre anche, oh, e scodinzola, non male ragazzi, non male, che linea che ha, che forme. Rispetto al Charger è molto più guidabile, è comunque una muscle car, quindi non vi aspettate grandi cose in termini di guida sportiva. Porca miseria, che erogazione! E quando lasci il gas respira, che sembra un animale inferocito. Cacchio!
cacchio, Twilight! Questo è il lupo di Twilight! Bella! Che trappole le auto americane! Però se ci pensate, in quegli anni lì andavano tanto di moda. Sono bellissime da vedere, ma delle vere e proprie trappole, macchine inguidabili se paragonate alle nostre europee di quel tempo. Questa sembra essere un pochino più guidabile del Charger, signori. Viene su un po' meglio tra le curve. La macchina è una barca, rolla a destra e a sinistra come se fossimo in mezzo all'oceano Atlantico. Precisione dello sterzo, poca. Sensibilità sui pedali, poca. Fiducia alla guida, pochissima. Tenuta di strada in curva, non lo so e non lo voglio sapere, perché comunque già mi basta vedere quanto è difficile guidare questa macchina su questa strada. Si muore di caldo. Questa è una strada da crono scalata e io sono a bordo di una muscle car che non ha senso per una strada del genere. Queste dicono che sono auto che devono andare sul dritto, ci fanno le gare d'accelerazione. Io avrei paura sinceramente anche in una gara di accelerazione con questa, perché sono macchine indomabili, ingestibili, hanno un bilanciamento erratissimo, perdono aderenza in continuazione anche perché sono a trazione posteriore, e di potenza qui ce n'è sicuramente, ma hanno un carattere unico, inimitabile. Che meraviglia!